Ci troviamo al Prato. Questo spazio così chiamato non è né una piazza né una via. È un'area rettangolare ed è ciò che resta di un triangolo erboso che andava da Borgognissanti alla cosiddetta Porta Prato, dietro di me, che si apriva nella terza cerchia delle mura comunali in direzione nord. Già alla fine del 200 fu destinato alla signoria a spazio verde pubblico, poi fu anche mercato di bestiame, luogo di esercitazioni militari, nonché di violente zuffe tra i rappresentanti dei diversi quartieri fiorentini, cosiddette le potenze della città. Oggi comincia da via Palazzuolo alla parallela via Borgognissanti e si estende fino al piazzale di Porta Prato. Proprio all'inizio del 1800 fu costruita la rotonda Barbetti. Signori, vi presento Matteo Boncinelli. Matteo, buongiorno. Buongiorno. Un locale prestigioso, un locale particolare qui sul Prato, gioielli. Gioielli nel vero senso della parola, anche se il prezzo che Matteo vi chiede, benché sia all'altezza, è molto molto ridotto. Cosa facciamo qui, Matteo? Sì, noi montiamo orecchini, bracciali, collani, tutti in pietra dura. Come metallo prevalentemente usiamo l'argento. E siamo in grado di proporre il pezzo, l'orecchino, un pezzo unico, fatto un pezzo solo, dai 18-20 euro in su. Quindi bene. Sì, diciamo, io ho fatto la gaveta qualche anno in laboratorio orafi, cioè, il mio lavoro nasce come orafo, poi abbiamo portato la cosa nelle pietre dure. Ecco, un messaggio a tutte quelle migliaia di signore, perché qui sono articoli riservati alle signore, alle dame, alle donne, esclusivamente alle donne appassionate di articoli bellissimi. Ho sentito parlare di prezzi estremamente bassi. Sì. Vuole ripetere? Da noi il pezzo unico parte dai 20 euro in su, arrivando a 160, dipende più o meno i materiali che ci sono nel pezzo, però ecco. Sicuramente riusciremo a accontentarvi nei colori, nei materiali, facendomi un pezzo personalizzato, spendendo sicuramente il giusto. Vorrei fare una aggiunta perché mi viene spontaneo. Firenze è culla dei tesori, culla dell'arte. Qui è una piccola miniera di cose belle, di sorprese, di veri tesori. Venite da Matteo Boncinelli al Prato, scoprirete un tesoro nato e creato per voi, giusto? Giusto, giustissimo. Singolari, a volte bellissimi palazzi fanno da scenario a questa strada, il Prato. Mi piace citare il Palazzo Pasetti, situato qui all'angolo con via Curtatone. L'edificio risponde ai canoni di un gotico inglese. Fu infatti ornato nelle parti decorative dall'architetto milanese Ignazio Villa, ma oggi appare molto più spoglio, sono stati tolti molti addobbi. Sull'angolo, sempre con via Curtatone, si vede un altro importante edificio, una loggia di modello neoclassico. La famiglia granducale assisteva alla Corsa dei Barberi. Signora Pinuccia, noi la ringraziamo di averci accolto. Sì. La ringraziamo e siamo molto compiaciuti della sua passione per Firenze, com'era. Sì. E com'è? E com'è? E com'è? Alle 6:30 la mattina, però, com'era? Signora Pinuccia, sì. Non ci sono parole per esprimere il sentimento di trovarci una persona come lei appassionata, sì, per la sua strada, per la sua città.
per Firenze. Ci dice qualcosa? Sì, certo, sono contenta di aver aderito a questa cosa. La strada è una delle più belle di Firenze. Ci sono delle bellissime cose antiche e gli abitanti sono per bene, tutti tranquilli. Il comunale è vicino, speriamo si risolva tutto. È 24 anni che sono qui, perciò i clienti cambiano, i giovani si sono sposati, però sono sempre qui. No, perché Firenze è cambiata. Forse non hanno valutato il cambiamento e ora sono arrivati a un punto che sanno più che fare, però Firenze è cambiata. Ma i valori sono sempre quelli? Sì, quelli senz'altro. I valori ci devono essere, bisogna che vengano fuori. Ma finché ci sono persone come lei, questi valori resteranno sempre immortali. Sì, speriamo, speriamo. Sì, senta, noi, lei è una parte attiva di questa nostra trasmissione, perché noi, sapesse, la trasmissione, vede, si chiama C'era una volta Firenze strada per strada, noi le abbiamo fatte tante strade e ogni volta troviamo qualcosa di molto interessante. Oggi abbiamo trovato lei. La ringrazio. Lei con la sua realtà, con la sua filosofia, col suo amore per... Che altro amore per Firenze, quello sì, tanto. E noi allora vorremmo anche che oltre il lato artistico-culturale ci fossero tante persone che venissero in questo bellissimo locale che lei gestisce con tanta professionalità a essere suoi clienti. Per cosa? Cosa ho? I vetrini sono di buona qualità, al 100%. Perciò quando passate di qui, passate e vi offro un bel caffè, venite a mangiare un crostino. La signora Pinuccia, vorrei dire, è una istituzione qui al Prato e nelle vie limitrofe. Riacquistiamo la nostra città anche e soprattutto attraverso la esistenza, la realtà, il sorriso della signora Pinuccia. Abitano qui da 24 anni, ecco. Con quel sorriso. Spero un po' invecchiato, però la ringrazio di tutto. Che dire, chi ci conosce sa che questo lato di commozione ci è congeniale quando ci troviamo di fronte a realtà come quelle impersonate dalla signora Pinuccia. Grazie, cara. Prego. I veri capolavori della strada sono i due palazzi Corsini alle mie spalle, dall'ampio terrazzo che occupava tutta la facciata. Si poteva vedere lo spettacolo della mossa dei barberi, così tutti i signori, i granduchi, assistevano a questo splendido spettacolo equestre. Il piacere che abbiamo di conferire con Sonia Ragazzini, che gentilmente ci ha accolto e partecipa al nostro programma culturale C'era una volta Firenze strada per strada. L'attività in pratica è nata 15 anni fa, dove io ho iniziato da un artigiano che in pratica ho iniziato a fare queste cornici, poi mi sono appassionata e ho deciso poi di farlo per conto mio. Poi ho iniziato appunto a creare dei modelli dove sono andati bene, quindi queste specchiere che ho creato per i bagni, dove ha avuto la loro collocazione importante, di conseguenza è nato poi tutto il mio lavoro di creatività. Signora Sonia, cosa sta facendo? Allora, questa è la doratura a guazzo, e quindi viene applicata la foglia, questa foglia qui, di oro, che è oro falso ovviamente, e viene applicato con una colla a caldo, che è una colla di pesce, dove si applica l'oro e si mette poi ad asciugare, in modo che, ora faccio dei ritocchi perché questa comunque l'ho dorata, ma viene comunque delle volte ritoccata, e dopodiché viene brunita con una pietra agata, che in modo che viene questa lucentezza che sembra oro vero. E poi c'è tutti questi passaggi, insomma, importanti della doratura. Sì, ci sono tutti come i passaggi veri che si faceva con le cornici ad oro zecchino,
c'è tutto il bolo, il gesso, il bolo, cioè, diciamo che per ogni cornice c'è almeno una decina di passaggi. Vabbè, ho diverse gallerie che collaborano con me e poi soprattutto io mi sono un po' buttata nel settore delle specchiere, quindi arredo specchiere da bagno, quindi queste specchiere molto importanti che vanno nei bagni dove c'è una certa classe, cioè con stile un po' inglese. Queste cornici dove lo specchio è molto importante. Stiamo diventando in pochi, invece è una cosa molto bella se comunque rimanesse questo bel lavoro. Noi che cerchiamo di riconsegnarvi la città strada per strada, allontanando ove fosse possibile i cittadini, i visitatori dai centri commerciali, vorremmo che tutti quanti in questo istante ci state guardando venisse dalla Sonia Ragazzini al Prato, perché c'è tanto da capire, da tanto da conoscere e molte cose da comprare. Grazie mille, grazie a tutti. La costruzione dei palazzi Corsini fu iniziato da Buontalenti nel 1500, ma per varie vicissitudini fu portato a termine da Gherardo Silvani un secolo dopo, nel 1600. Farmacia Tramonti sul Prato, il dottor Alberto Bargioni, al quale diciamo buongiorno Buongiorno. e grazie per averci ricevuto. Grazie per la vostra opera qui sul Prato, di quasi un punto di riferimento alla vostra farmacia. Sì, sempre stata qui, a gestione familiare fin dal 73, sempre stata a disposizione, abbiamo visto i cambiamenti della strada fin da quando ero bambino e continuiamo avanti a credere in questa strada, in questa zona che nonostante il cambio di generazioni, di popolazione, resta sempre una zona del primo centro di Firenze che a noi piace molto. Voi siete famosi per la vostra disponibilità verso gli abitanti del quartiere, non solo verso essi. Qui le persone trovano tutto quello che hanno bisogno e anche una parola di amicizia. Come mai, dottor Bargioni? Ma questa più che una caratteristica è una speranza, dovrebbero parlare i nostri pazienti e i nostri clienti per questo. Cerchiamo di dare il massimo riguardo a disposizione, riguardo all'allestimento, riguardo a un sorriso e riguardo a disponibilità nel venire incontro ovviamente ai bisogni di tutte le persone nel nostro ambito, che è quello prettamente sanitario prima di tutto e secondariamente di quello che può essere qualche vizio collegato alle necessità del derma, della pelle, piuttosto che qualche integrazione naturale. Ecco, parliamo appunto anche delle attività, oltre alla farmacia vera e propria, voi esercitate altre professioni parallele? Offriamo sicuramente il servizio del CUP, effettuiamo da quest'anno tutti i giovedì una giornata che può essere di sconto piuttosto che di approfondimento con professionisti come nutrizionisti o biologi dediti alle allergie. Cerchiamo di arrivare fino a casa dei pazienti in tutti quei casi in cui c'è una difficoltà di deambulazione, quindi ci muoviamo con una consegna gratuita a domicilio di ciò che è necessario e sempre nel principio della disponibilità e del sorriso. È chiaro che speriamo nella trasformazione di Via Palazzuolo in una buona direttrice verso il centro vero e proprio storico, quello così chiamato dai fiorentini. Perché in realtà col fatto di avere adesso la fermata della tranvia a Porta a Prato è chiaro che con un bel marciapiede come abbiamo noi, se si proseguisse via Palazzuolo e Borgogna e Santi in direzione di via Tornabuoni, questa sarebbe assolutamente una passeggiata meravigliosa da fare. Allora, un messaggio forte, un messaggio umano, un messaggio venuto dal cuore, la farmacia Tramonti, cari amici, non solo del quartiere del Prato, Borgogna e Santi e via Palazzuolo, ma chi si trovasse a passare da queste parti si fermi, troverà degli amici. Grazie, dottor Bergioni. Grazie a lei, arrivederci. Qui, vicino ai palazzi Corsini, si vede un portale di legno scurissimo che chiude la rimessa che custodisce
il famoso carro pasquale che tutti conoscono al mondo, che coincide con la manifestazione cosiddetta dello scoppio del carro a Firenze, in occasione, come abbiamo detto, della Pasqua. Allora, siamo al Prato, signore, siamo ancora al Prato. Signor Balducci Antonio, signor Meini. Alfiero. Alfiero, classici nomi fiorentini di una Firenze viva anche grazie alla realtà che ambienti come questo, trattoria viva, vitale, che energica, che hanno locali che hanno creato un'impronta nella città di una volta e che ancora persiste grazie alla vostra presenza. Eh sì, anche se ci vuole molto sacrificio in tutti questi anni, specialmente ora in questi momenti un po' critici, però ci vuole tanto sacrificio. E si va avanti. Alfiero, sì. E perché siete tanto conosciuti ed apprezzati qui sul Prato e nelle vie circostanti? Il nostro successo è dovuto soprattutto al rapporto qualità-prezzo e poi insomma quello che ci è riconosciuto da tutti i nostri clienti sono tutti una clientela prevalentemente locale, affezionata e la sera non disdegnano anche gli stranieri perché qui nella zona ci sono tantissimi alberghi per cui è di facile insomma siamo di facile collocazione. Beh certamente a chi piace la buona cucina, gli piace mangiare bene, spendere giusto, un bell'ambiente, famiglia. Dove c'è cortesia, allegria, insomma dove si sta bene e qua devono, insomma, questa è una tappa d'obbligo, ecco, diciamo, perché chi ci conosce bene le nostre qualità, insomma, e poi soprattutto mi rilascio anche al discorso che faceva prima per quanto riguarda la città di Firenze, certamente il fatto di riuscire a mantenere una certa tradizione anche con i prodotti, con il modo di fare, insomma, è importante, noi ce la mettiamo tutta, insomma, per questo. Certo, un'attività che viene sentita quasi come una vocazione, ma Antonio, come fate a tenere i prezzi così bassi? Bisogna trovare le cose giuste. E bisogna anche essere riconoscenti, vicini alle persone come siete voi. Noi non possiamo che esprimervi la nostra amicizia e la nostra gratitudine a nome di tutta la popolazione della città. E chi non vi conosce ancora, vorrei che venisse in questa trattoria, appare chiaro il vostro nome, il vostro indirizzo, perché una cena qui è da non perdere. Ah, sicuramente, noi aspettiamo tutti con tanto piacere. Bene, Antonio, una considerazione. A tutta questa gente che viene di lontano, che ci guarda in questo istante da tutte le parti della Toscana, viene a Firenze e allora non può che venire qui. Per forza, cucina tipica toscana. A poche lire, ve l'assicuro. Grazie, signore, complimenti a voi. Grazie, arrivederci. Nicola, qui al Prato, una realtà che continua anche fuori da Via Nazionale. Eh sì, è stata una bella novità questa, da appena un mese abbiamo aperto questa nuova realtà, ci siamo voluti non ingrandire ma dare la possibilità di un servizio migliore e diverso rispetto a quello che è la realtà di Via Nazionale. Qui infatti rispetto a di là abbiamo gli stessi prodotti, quindi possiamo offrire a tutta la zona di qua della stazione i prodotti relativi al trucco per spettacolo, quindi siamo anche vicini a realtà come il comunale. Non è poco. Non è poco, vero? Quindi siamo disponibili a dare una migliore attenzione e in più daremo la possibilità di questi servizi che vogliamo dare, quindi corsi relativi al trucco, corsi relativi anche al benessere emozionale, perché dietro alla bellezza spesso si nascondono insicurezze o frustrazioni o altre realtà che non si tengono in considerazione, non le valutiamo, invece trovando equilibrio interiore automaticamente la bellezza esce.
E il trucco poi completa l'opera. Certo. Allora, nello staff io vi presento Tiziana, una bella squadra. Una bella squadra, sì. Io mi sono affiancata a Nicla, che da tanti anni che conosco Nicla, per cui questo progetto è molto importante, la parte del trucco, come diceva, che lei porta avanti da tantissimi anni, e in più svilupperemo questa parte un po' diversa rispetto a quello che può essere la solita cosa. Per cui a noi interessa molto sviluppare anche la parte del corsi per quanto riguarda sia il trucco e, come diceva Nicla giustamente, la parte emozionale, che è importante oggi, a parte per il discorso trucco, ma proprio per un discorso anche interiore, perché se noi miglioriamo l'interno, comunque poi tutto quello che noi facciamo poi è comunque... Sì, non ci sono dubbi. Martina, allora, com'è il pubblico qui al Prato? Beh, il pubblico è totalmente diverso da Via Nazionale, ci sono molte signore che, insomma, piace la bellezza, piace comunque sia, si interessano molto al trucco, a cosa serve, per questo che comunque sia vi faremo anche dei corsi per queste signore, per tutti coloro che comunque sia interessa veramente conoscere il mondo della bellezza, della cosmetica e tutto quello che c'è dietro. Allora, lasciando le parole, vi aspettiamo. Vorrei venire a trovare Nicola e trovare tante amiche che oggi ci hanno visto in televisione e saranno soddisfatte di quanto voi siete in grado di fare per loro. E vi volevo ringraziare soprattutto di aver potuto esprimere quello che noi facciamo, e grazie a Francesco perché è una persona eccezionale. La televisione è una grande finestra. Amici cari che in questo istante ci guardate, sì, siamo un po' affaticati, Firenze è grande, e scoprire la strada per strada. Noi vi assicuriamo che in realtà, come questi qui dei negozi di Nicola e delle sue amiche collaboratrici, è una realtà incredibile. Avete degli abbassamenti di umore, venite qui e vi assicuro che vi passeranno. Grazie. Grazie a voi. Eccoci ancora qui, cari amici, Firenze, strada per strada, un palazzo dietro l'altro, mille ricordi, mille storie sepolte dalla polvere del tempo. You dream.